declina i contenuti, i concetti emersi in un convegno così importante come quello che si è svolto proprio qui a Cernobbio. Ci sono due o tre aspetti che commento, e poi mi scuso se anticipatamente dovrò lasciarvi, ma ho un volo per Roma. Ci sono alcuni concetti che vorrei ripercorrere molto velocemente. Affrontare concretamente i possibili risparmi. I risparmi in sanità, come tutti sappiamo, sono non solo possibili, ma sono anche auspicabili. E noi lo possiamo fare ovviamente con l'applicazione della digitalizzazione. Quello che già stiamo facendo, non stiamo parlando di cose astratte. Concretamente abbiamo un pilot per quanto riguarda le liste d'attesa e questo fenomeno odioso che è il no show, proprio con Regione Lombardia, che io ho voluto. L'ho voluto in collaborazione con Regione Lombardia e con Aria. E la digitalizzazione ci aiuta, perché attraverso PagoPA e AppIO non solo saremo in grado di digitalizzare tutto il percorso delle prenotazioni, evitando quindi le prenotazioni multiple, ma saremo anche in grado di consentire un risparmio. Su questo è importante, perché parte dalla Lombardia. Perché la Lombardia? Perché Aria credo che sia una delle in-house più pronte e preparate a questo nuovo processo innovativo, e Regione Lombardia è significativa per quanto riguarda ovviamente l'organizzazione della sanità. E questo è un progetto che già dal primo maggio consentirà, appunto, come ho detto, con AppIO e con PagoPA, di gestire le prenotazioni, di prenotare, di pagare direttamente. Stiamo incentivando l'utilizzo della AppIO e di PagoPA, e abbiamo bisogno che iniziative di questa natura ci aiutino a comunicare meglio le novità in ambito. Il secondo aspetto, in Lombardia, piccolo fenomeno, noi stiamo parlando di 2.500.000 eventi no show, quindi vuol dire che quando c'è un evento no show significa che un utente, un paziente, prenota 4-5 strutture, dopodiché si dimentica, nel momento in cui viene convocato per la visita o per la prestazione, si dimentica di annullare le altre prenotazioni, e quindi abbiamo in queste 4 altre strutture, se va bene, un medico, un infermiere, probabilmente anche un'apparecchiatura dedicata, che non lavora. E questo ha un costo e ovviamente aumenta le liste d'attesa. E poi il secondo aspetto, che secondo me è fondamentale, è il fascicolo sanitario elettronico, sul quale stiamo lavorando e siamo in grande fase di ascolto, perché ci interessa tutto quello che emerge da occasioni come queste e da associazioni come la vostra. Siamo ormai però in dirittura d'arrivo. Il problema per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico è la gestione del dato. Una volta che abbiamo sistemato i rapporti col garante privacy, ovviamente arriveremo al secondo e ultimo decreto, che è quello dell'ecosistema dei dati sanitari, perché noi abbiamo in Italia tantissimi dati amministrativi, abbiamo pochissimi dati sanitari, e soprattutto dobbiamo imparare che il dato deve restare dove viene generato, quindi sul territorio, in questo caso ad esempio a disposizione delle regioni. Dopodiché